La nostra banca è stata fondata nel 1956 a Castiglione Messer Raimondo da 92 lungimiranti soci, capeggiati o guidati dal maestro Angelo Pompei. È stata una geniale intuizione che ha dato modo a paesi dell'entroterra di poter godere di un credito cooperativo. È cresciuta nel tempo. Nel 1996 è stata fatta la fusione con la BCC di Pianella e pian piano il nostro percorso si è allargato sulle province di Teramo, di Pescara, fino ad arrivare sulla costa. E nel 2011 abbiamo aperto la nostra filiale a Pescara. Due anni fa la banca è intervenuta in una situazione di difficoltà in cui versava la banca di BCC di Teramo ed è stata fatta una incorporazione della BCC di Teramo, per cui adesso la nostra area territoriale si estende su 62 comuni, dalla provincia di Chieti fino anche a sconfinare nella provincia di Ascoli. Nei 62 comuni risiedono abitanti per più della metà dell'intera popolazione della regione Abruzzo. Serviamo il territorio con 21 filiali. Ed è la nostra, ormai è diventata la prima banca di credito cooperativo d'Abruzzo. In Abruzzo, dove in particolare le altre banche locali non ci sono più, il credito cooperativo svolge e deve svolgere una funzione importante, perché la banca locale è quella che riesce, soprattutto in momento di difficoltà, a dare ascolto alle famiglie e alle piccole imprese. Presidente, anche quest'anno ci siamo, la tradizionale cena del socio, c'è grande attesa, tante presenze anche quest'anno. Sì, la nostra BCC è una BCC radicata nel territorio e nei soci, quindi questo momento d'incontro è un momento piacevole che fa vedere quanto trasporto c'è da parte dei nostri soci verso la nostra banca. Ecco, poi quest'anno con una notizia molto importante, qualche giorno fa adesione ad ICREA, ma che significa? Noi sabato abbiamo fatto l'adesione all'ICREA, questo significa che adesso faremo parte di un gruppo a livello nazionale dove saremo 140 BCC e questo porterà ad essere ancora più forti e poter dare servizi ancora migliori alla nostra clientela.